Il governo deve intervenire urgentemente per rivedere e comparare i costi della ricostruzione privata post-sisma 2009 agli attuali valori del mercato edilizio, pesantemente influenzati dall'aumento delle materie prime e della manodopera, oltre che del caro energia. L'auspicio è che nel più breve tempo possibile venga sbloccata l'impasse che rischia di trascinare con sé il completamento dei processi di rinascita in atto. A lanciare l'appello è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. A sostenere la causa anche l'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila. Parla il presidente Pierluigi De Amicis. Un piacere che il sindaco Biondi ha chiesto un adeguamento dei prezzi della ricostruzione privata a sisma 2009. Ben fatto, siamo pienamente d'accordo con le categorie professionali. È fondamentale, tutto sta rincarando, stanno rincarando i prezzi dei materiali della costruzione, rincarano quindi i lavori. Aumento del prezzario regionale generale, che vale anche per la ricostruzione, aumenta il costo di tutto, quindi con gli stessi soldi vuol dire semplicemente fare con meno lavori, a scapito della sicurezza degli immobili. È necessario, fondamentale per venire a un adeguamento dei costi della ricostruzione. Come altrettanto necessario, e credo che anche in questo il sindaco possa essere d'accordo con noi, che debba essere tolta la scadenza del 30 settembre 2012 per la presentazione delle pratiche da sisma all'interno dei centri storici dei comuni del cratere. Anche questa non è una cosa percorribile. Dobbiamo capire che se c'è stato un problema in Italia, siamo tutti quanti bloccati, dobbiamo avere la possibilità, ma non noi professionisti, ma quanto la popolazione, soprattutto il territorio, per non continuare ad avere dei buchi nella ricostruzione. Bloccare la ricostruzione con una scadenza al 30 settembre 2022 è anacronistico, visto quello che sta succedendo non solo in Italia, ma nell'intero mondo. Dobbiamo togliere questa scadenza.